affrontare, ecco, la vittoria con il Cosenza, il pareggio con quelli che tutti si aspettavano, Lecce e Foggia, ha permesso di restare di essere primi in classifica, ma adesso c'è questo Catanzaro. L'obiettivo sarà confermarsi primi in classifica? Ma l'obiettivo è quello di crescere sempre. Poi noi sappiamo che il risultato, per quella che è la nostra piccola storia di quest'anno, dipende molto da quello che facciamo noi, ma da quello che non facciamo, perché nonostante la classifica ovviamente gratifica tutti quanti per il lavoro che stiamo facendo, ma non deve spostarci assolutamente da quelli che sono i nostri obblighi e continuare a lavorare come stiamo facendo, perché ancora commettiamo qualche errore di troppo, a mio avviso, soprattutto quando abbiamo la palla, nel gestire la palla, soprattutto dopo un evento positivo come può essere un gol quando si va in vantaggio. Sono state emozionali che bisogna saper gestire sia nel bene che nel male, e su questo noi dobbiamo crescere tanto. Ecco, è ritornato Cancellotti dopo, diciamo, il lutto che l'ha colpito, però possiamo dire che questa partita la faremo al completo, visto che non c'è neanche la squalifica di Moreno. Io so già qualcosina, però volevo una conferma da parte sua. No, manca Lisi che è squalificato, e Amenta sì, ancora è infortunato, e per cui qualche acciacco che insomma ci riserviamo da prendere qualche decisione sempre all'ultimo momento, perché comunque la storia di Moreno qualche tempo fa mi ha insegnato che alla vigilia di una partita era andata a casa convinto di non farcela, poi alle 11 di sera mi ha telefonato e mi ha detto: io sto bene, se vuole sono a disposizione. La dice lunga su quello che è l'atteggiamento di questo ragazzo e la volontà che ha di stare sempre in campo. E quindi diciamo che i ragazzi sono allineati tutti, perché adesso ovviamente vogliono starci tutti, però dobbiamo sempre tenere conto che c'è un benessere psicofisico da tenere in considerazione e da mantenere per la durata del campionato. Non è la partita singola importante, ma ci sono ancora tante gare, quindi bisogna mettersi al riparo da qualsiasi tipo di rischio. Quindi per questo motivo penso che le dovute considerazioni le faremo proprio prima dell'imminenza della gara. Ecco, sarà una gara a marcord per lei, torna nella sua Catanzaro, una squadra che adesso è stata affidata a un ex di Quest'Abbia, mister Zavettini, che l'anno scorso condusse le Vespe alla salvezza. Noi conosciamo un po', ecco, la strategia di Zavettini, che ama, diciamo, imbrigliare l'avversario, bada prima a cosiddetto non prenderle e poi a offendere. Una partita particolare per lei, che cosa si aspetta, ecco, come atteggiamento da parte dei ragazzi? Ma è quello solito, perché ripeto, al di là del valore dell'avversario che c'è, perché lo conosco bene come conosco tutti gli altri, i nostri avversari, ma la cosa che, sulla quale ci stiamo focalizzando è proprio quello che noi riusciamo a fare di buono o quello che noi puntualmente in ogni gara continuiamo a sbagliare, perché gli errori ce ne saranno sempre, mio Dio, però dobbiamo cercare di abbassare l'asticella e di eliminarli, quantomeno cercare di farne meno possibile. Poi insomma, quella che sarà la strategia del Catanzaro di Zavettieri non lo so, la partita dirà quello che c'è da fare, ma noi non ci possiamo spostare da quello che è il nostro modo di fare, perché non abbiamo altri strumenti, non lo possiamo mettere sulla fisicità, non lo possiamo mettere sul combattere a livello individuale. Noi abbiamo bisogno di fare la gara attraverso la costruzione del gioco, attraverso la manovra, attraverso il palleggio, ma che questi ragazzi ormai sono abituati, e sono convinto che domani non si sposteranno da questo atteggiamento. La Quest'Abbia prima in classifica, quindi se la vedrà con la squadra dell'ex Zavettieri, che l'anno scorso ha guardato la salvezza, posizionatosi a metà classifica, si teme quindi un colpo dell'ex? Ma il pericolo è nascosto sempre dietro l'angolo, come dico ai miei ragazzi, quindi bisogna vivere e lavorare per cercare di evitare che vengano fuori o che emergano determinati problemi. Per far sì che tutto questo accada è che noi dobbiamo stare attenti e concentrati sempre su ogni singola palla, su ogni singola azione, ma perché ripeto, è la storia di questa squadra che quando ha concesso, perché mi riferisco ovviamente alla mia, ha concesso agli avversari spesso, se non nella totalità, quando le ripartenze o le azioni degli avversari sono state causate da errori nostri. E al di là di quello, ripeto, che è la classifica che a me interessa poco in questo momento del campionato, perché non conta poco essere primo o secondo ad oggi,
Non fa differenza. Io quello che cerco e voglio, desidero dalla mia squadra è che ci sia un atteggiamento propositivo sempre. La partita sanno che dura 100 minuti e che nell'arco di 100 minuti ci sono tanti eventi da saper gestire, sia nel bene che nel male. E là vorrei vedere una crescita sostanziale. Ecco, lavoro, programmazione e abnegazione di questa squadra per arrivare prima in classifica. Ecco, questo fatto del primo in classifica ha scatenato un poco l'interesse anche dei media importanti. Proprio c'è stata un'intervista di Jacobelli che ha fatto una sorta di special su di lei. Ecco, le fa piacere tutta questa attenzione, ecco, dopo un periodo brutto, quello suo, della squadra? Ma il fatto che ci sia settimanalmente questo special era già programmato da un po' di tempo, ancora non eravamo primi in classifica, quindi è una simpatica coincidenza, ma non è dovuta al fatto che siamo primi in classifica. Fanno questa, il Corriere ha voluto prendere questa iniziativa, fare questa iniziativa di far conoscere meglio le radici delle storie delle singole squadre che partecipano a questo torneo, andando proprio ad estrapolare quella che è la storia e quindi come si arriva a questa competizione, chi è che la mantiene a galla, quali sono i valori della società, ma a livello anche ambientale che la tiene in piedi. È un'iniziativa molto molto interessante. Ovviamente io faccio parte di questo progetto e quando sei in alto in classifica fai notizia, ma io so che il mio lavoro, la mia perseveranza, la mia cattiveria agonistica parte da molto lontano e quella vi assicuro che non la perderò perché ho sofferto molto, ma comunque grazie a Dio siamo già al futuro e bisogna riscrivere un altro futuro. Ecco, lei parlava di storia, la storia comunque la sta un po' inseguendo. L'ultima volta c'è stato Roberto Fiore che ha avuto parole importanti per lei, questa volta invece mi sto attraversando un po' da strano amore, possiamo dire, ci sono le parole invece di Ritondale, che ha detto: per me Fontana è un allenatore da Serie A e anche io un domani voglio venire a vedere questa Juve Stadio. Ma questo non lo so se sarò un allenatore di Serie A, mi piace avere il presente e per me, non lo dico per cercare di avvicinarmi a livello simpatico più gente, ma non è così, la mia Serie A è qua, la mia Serie A è questa squadra e con questo voglio ottenere il massimo possibile perché ci sono le possibilità per poterlo fare. Poi a domani ci pensiamo, ovviamente Ritondale, presidente Fiore, sono delle persone con le quali abbiamo vissuto quasi 3 anni, per cui c'è affetto sincero e a me piace ricordare che a quei tempi in quella squadra c'erano delle persone veramente di caratura importante a livello di valori e questo lo testimonia perché a distanza di anni comunque emergono queste storie che sicuramente fa piacere, ma hanno delle radici profonde, quindi mi aspetto che venga più presto per poterle riabbracciare.